Secondo appuntamento con l'Atlet Talk, nuovo giovedì e naturalmente nuova puntata. Un saluto da parte di Federico Marconi in conduzione, come sempre o quasi sempre, perché la prossima settimana la cosa bella che va anche a caratterizzare, no, la duttilità di questo format è che in conduzione ci sarà una persona che oggi è ospite, che vi vado a presentare tra poco, perché purtroppo, e sottolineo purtroppo, accanto a me c'è Martina Procaccini. Ciao Martina. Buonasera, ciao Federico. Come sei contento di avermi qui? Guarda, preferivo averti laggiù anche più per, lontano per lui lo, anche, ma sì, perché norme, no? Perché tu hai paura del Covid, no? No, di me che ti bullizzo, no, come la scorsa settimana. Ti rispetto e ti stimo profondamente, lo sanno anche a casa. Direi però di cominciare ad entrare, no, nel vivo della puntata, Martina. Certo, con i nostri ospiti. Esattamente, esattamente. Vuoi presentarli tu? Ma certo, abbiamo Simone Trimarchi. Detto Akira. Detto Akira, certo. Ciao Simone. Ciao Simone, ciao, certo, sei una persona educata. E il secondo, dillo tu. Il secondo è Sarengo, tra l'altro i due si conoscono, sono amici. Ciao Sarengo, ciao Simone, come state? Tutto a posto, chiuso in casa ma tutto a posto. Bene, bene, Simo tu? A posto, anche io effettivamente non avevo molta gente, però insomma, diciamo che tutti siamo in questo stato e va benissimo così. Esattamente, però c'è qualcosa che vi lega, che vi contraddistingue, no? Che è quello che fate. Mi ci metto anche io un po' in mezzo, perché ho avuto il piacere di castare qualcosina nella mia vita, anche se insomma sono, io lo ricordo sempre, costretto ad avere accanto a me una persona che invece non è in questo mondo. Quindi volevo capire intanto da parte vostra qual è il pensiero che avete, che vi siete fatti in questi pochi istanti di diretta su Martina Procaccini. Ma a me sembra una ragazza molto simpatica e soprattutto viene da un quartiere di Roma bellissimo. Noi già abbiamo un punto in comune, per me, infatti. Pollice in su per Martina. Non so se Sarengo la pensa così, perché lui non è di Roma, quindi magari è diversa la cosa. Beh, sono stato però più volte a Roma, ospite anche del caro Simone, e posso dire che la vedo poco perché c'è un grosso schermo e quindi c'è solo la testolina che si muove sullo schermo. La vedo poco, la vorrei vedere di più, la vorrei conoscere di più, però mi dispiace, posso dire solo questo, Bene, bene, sì. E io invece non vi chiedo opinioni su Federico perché saranno sicuramente negative, quindi esatto. Lasciamo stare. Esatto, esatto. Allora, sono io che vi faccio una domanda questa volta seria, scherzi a parte. Ragazzi, voi castate, avete castato tanto. So che non avete castato insieme, però vi conoscete. Eh sì, io, Francesco, ci siamo conosciuti, oddio, quando la prima volta, Fra? Oddio. Forse Microsoft House 2017 era. Può essere, finali, può essere. Finali di ESL Italia Championship. Mm-hmm. E poi da lì abbiamo lavorato già tanto, diciamo, separati per due motivi diversi, per i campi diversi anche. Che io mi occupo di League of Legends principalmente. Mm-hmm. Mentre Simone andava tutt'altro, ecco. Esatto, io tutto tranne League of Legends. No, vabbè, comunque insomma, Counter-Strike. Più giochi sparatutto e strategie in tempo reale, visto e considerato che vengo da StarCraft. Però ho avuto l'assoluto onore di lavorare con Francesco per quanto riguarda la mia esperienza all'interno di ESL da interno, proprio all'interno da interno, sono stato head of content e quindi l'ho voluto per commentare il campionato italiano di League of Legends, anche le finali più volte, quindi siamo visti poi un sacco di eventi dal vivo. Avremmo anche un sacco di aneddoti, però secondo me molti sono illegali, quindi non si può. No, però io all'interno di questa ora di chiacchierata voglio anche sviscerare qualche aneddoto. Prima però la domanda classica, no? Insomma, entrambi siete caster, avete parlato di quello insomma che vi ha caratterizzato, di cosa vi occupate, ma dove nasce e soprattutto quando nasce questo mestiere, che ovviamente immagino nasca come una passione? Di quanti anni fa parliamo? Secoli magari, perché c'è il brizzolato su Simone, quindi insomma. Parliamo solo di Simone sul brizzolato. Allora, il mestiere del caster, se proprio lo vogliamo far cominciare storicamente, lo dobbiamo far cominciare nell'anno 2000, quando vengono organizzati in Corea del Sud i primi World Cyber Games, che erano un'edizione di prova, e io credo che sia la prima volta in cui si vedono dei telecronisti, cioè prima si sono visti, ma lì vengono proprio canonizzati, viene dato un modo televisivo di incasellare il videogioco tramite le voci dei telecronisti. Per quanto riguarda in Italia,
guarda, io ho vissuto proprio il movimento, tutti i tornei mi sono fatto, quindi insomma io sono proprio incredibilmente legato ai Lamparti dell'epoca. E noi fino al 2005 non abbiamo visto praticamente nessun torneo commentato dal vivo. Esatto, perché non c'è mai stata un'occasione del genere. Poi dal 2005 in poi si è cominciato a vedere un pochino questa figura. Non solo il problema è appunto avere qualcuno che parli durante che parli del contenuto che sta avvenendo durante il torneo, ma anche condividerlo. Una grossa parte di quello che è stato lo sviluppo del nostro lavoro è stata anche la distribuzione del prodotto, ovvero semplicemente l'avvento di Twitch. All'inizio degli anni 2000, intorno ai 2010, c'erano diverse piattaforme che competevano l'una con l'altra ed era difficile riuscire a stabilire un'utenza unica su un sito unico, e questo impediva la crescita proprio della comunità anziché aiutarla. Poi, diciamo, con il tempo le cose sono ovviamente cambiate, si è concentrato tutto su Twitch e quindi è diventato molto più facile anche coltivare proprio le trasmissioni, con questo la nostra posizione. Ecco, la domanda che mi viene spontanea, poi lascio la parola a Martina che ci va anche a leggere un pochino di commenti, è questo momento sicuramente complesso, un po' triste, no? Che stiamo vivendo da un anno a questa parte, per il vostro mestiere, che sicuramente ha riguardato e riguarderà in futuro la conduzione anche dal vivo, eventi dal vivo e tutto quanto, quanto ha spostato, e soprattutto ha spostato in positivo o soltanto in negativo? Perché io immagino, Sarengo, tu per esempio mi parlavi di Twitch, tu c'è una piattaforma che paradossalmente in questo momento può anche essere pompata maggiormente, no? Certo, diciamo che ha subito una grossa rielaborazione. Sì. Questo lo dico perché molti dei tornei al tempo prima della pandemia avevano una importante componente che era quella delle fasi finali dal vivo, perché era un momento eccitante, è come guardare la finale di Champions, no? Beh, vedi, certo, tutta la parte iniziale, però la finale di Champions è la finale di Champions. Moltissimi, quasi praticamente tutte le competizioni, sia in Italia che all'estero, si basavano proprio su questa formula: avere una grossa importante parte iniziale, un campionato, un playoff, eccetera, eccetera, e poi finire con grossi eventi dal vivo che erano parte integrante dell'economia del settore. Questo con la pandemia ha semplicemente ribaltato tutte le situazioni, si è dovuto rielaborare il tutto. Quello che è cresciuto, che è sicuramente la parte di intrattenimento online, non solo attraverso Twitch, ma in generale di internet, l'utilizzo di internet anche per la vita di tutti i giorni, è sicuramente stato d'aiuto, ma una botta di arresto prima di ripartire è stata necessaria. Certo. Sì, io la sottoscrivo, dico che gli eventi, cioè l'esport in generale, i suoi quattrini li guadagna tramite le sponsorizzazioni degli eventi, per la maggior parte, tra l'altro, per comunque una quota mondiale del circa 50-60% se non vado errato, e il resto, diciamo, che vengono suddivisi nei diritti televisivi, biglietti degli eventi e così via. Quindi questo dato ti fa capire da solo che senza eventi il mercato si è un po' contratto anche in Italia. Devo dire che personalmente comunque è stato un anno in cui ho castato molto il 2020, quasi moltissimo. Poi sul finale no, anche che ho cambiato lavoro, adesso faccio, diciamo, un altro mestiere, anche se mi pare che l'atleta mi ha chiamato per sì, farmi una commentativa. Io qui volevo arrivare, Simo, perché ho avuto il piacere. ho avuto il piacere di commentare insieme ad Akira le fasi finali dell'Atleta League. Ne approfitto anche per ricordarvi, visto che abbiamo aperto con il trailer, no Martina, della seconda edizione poi dell'Atleta League. Sì, tu certo. Ti sei iscritta per giocare? Io non ancora. Però devi farlo. Lo farò, ma io non sono fortissima, ma come te, che almeno a quello sei forte, ricordate. Almeno a almeno, quello. No, perché se gioca a calcio nella realtà, però magari alla play sì, dai. Va bene, io comunque ricorderei che se tu dal vuoi... che sono aperte le iscrizioni per il torneo che inizierà il 21 aprile. Esatto. E anzi vi invito anche a commentare con noi nella chat la live, perché vedo pochi commenti, quindi ecco, ce n'è uno. Ma sai perché? Sono tutti attratti dalla tua bellezza. Ti ringrazio, guarda, ti ringrazio. Questa è stata inaspettata. Beh, perché... Non so se il complimento è vero o no, come al solito, non però lo so, ecco, se è non vero lo so, ti ringrazio. Non lo so. Tornando all'Atleta League, abbiamo avuto il piacere di commentare insieme e mi sono divertito
divertito molto. Però no, ma infatti tu hai fatto il passo indietro proprio per quello, per l'esperienza sua che ovviamente è di più anni, è pluriennale. Sì. E quindi la domanda è per entrambi, però ovviamente cosa, come si diventa caster? Cioè proprio in maniera pratica, no? Quali sono i consigli che dareste ad un giovanissimo che vuole intraprendere? Sì. Il consiglio principale che do a tutti quanti, quelli che mi hanno chiesto negli anni come si diventa caster, è buttarsi, provarci. No, no, ce n'è un altro, è rubare la voce di Sarengo. Ma non è vero, una roba incredibile, per favore. No, no, ci sono 10.000 persone che hanno una voce migliore della mia. Alla fine, quello del telecronista, a me piace dire telecronista invece di caster, non so perché mi sembra essere più digeribile. Diciamo, poi ci arriviamo alla telecronaca, che quello è anche il campo certo, che conosco di più. È semplicemente buttarsi, perché è davvero difficile riuscire a concettualizzare solamente, diciamo, studiandoli su un grafico, su un PowerPoint, quelli che sono le skill necessarie per fare questo lavoro. Servono diverse skill, diverse abilità, diversi punti messi appunto sulla storia del nostro personaggio, ovvero serve saper di quello che si sta parlando, serve avere un contenuto, serve intrattenere, e queste cose spesso e volentieri vengono messe alla prova molto più facilmente quando si è sul campo piuttosto che appunto da corsi vari. Che ci sono stati e sono sicuramente utili, ma sono davvero diversi dalla pratica, mettiamola così. In generale, quello che ci viene richiesto di... Scusa? No, no, sono perfettamente d'accordo. Mi ci ritrovo molto anche in quello che consiglio io e in quella che è la mia esperienza ancora, non tantissima, però nei pochi anni che ho di esperienza, insomma, la pratica ha fatto la differenza, anche se Martina mi guarda male. Certo. Prego. Dicevo che essenzialmente quello che è il nostro lavoro è appunto riuscire a intrattenere dando un contenuto, quindi fare queste due cose insieme. Quindi si parte dal saper utilizzare la voce, i timbri, saper non annoiare il pubblico, riuscire a infilare contenuti, quindi informazioni utili a tutti i livelli di ascolto, perché magari ci sono persone che non capiscono niente di quello che stanno vedendo, ci sono persone che invece capiscono di quello che stanno vedendo e vogliono approfondire argomenti. Ci sono tantissimi layer, diciamo, di pubblico, e riuscire ad accontentare tutti quanti, anche questa è un'altra abilità. Fare tutto questo insieme davvero richiede tante cose, tante nozioni che appunto in maniera teorica si possono studiare, ma fino a che non ci si prova non ci si rende conto della differenza, della disparità. Infatti uno degli esercizi che consiglio sempre alla maggior parte della gente che vuole approcciarsi è quello di riascoltarsi. È una cosa che io ho sempre fatto e faccio ancora tuttora quando lavoro. Molte persone dopo un po' che fanno questo lavoro lo smettono di farlo, ma io sono convinto che sia l'esercizio migliore di tutti per un semplice motivo. Quando ti riascolti dici: ma che cavolo stavo dicendo? Senti una differenza enorme tra quello che credi di dire o credi di stare dicendo, senti di passare, diciamo, al pubblico, a quello che effettivamente riceve poi il pubblico. E riuscire a chiudere questa disparità cambia tutto, cambia letteralmente tutto. A volte succede anche il contrario, no? Ti prendo la mia esperienza personale, perché le prime telecronache che facevo, no? E ti parlo di calcio proprio giocato, anche di campionati meno conosciuti, capitava che facessi delle pause che giudicavo lunghissime, mi sembrava di stare zitto un'ora e mezza, invece poi la riascoltavo dopo e dicevo: ma questa è una pausa che ci può stare, non è esagerata. Quindi può giustamente capitare, come dici tu, in negativo tra virgolette, quando ti riascolti dici: ok, questa cosa devo sistemarla, non mi è piaciuta. Però viceversa puoi anche renderti conto di quelle cose che invece hanno funzionato, che pensavi che fossero sbagliate e invece che andassero bene. Esattamente. Infatti il riascolto è importantissimo effettivamente quando si lavora con la voce, e invece molte volte si tende a non fare perché quasi si scappa poi, no, da quello che è il giudizio personale. Esatto. Perché poi alla fine siamo molto severi con noi stessi, quindi sì, si scappa da quello. A tal proposito voglio aggiungere due cose. Una è il fatto che le pause sono assolutamente importanti tanto quanto tutti gli altri elementi. Infatti mi ricordo uno dei primi, diciamo, studi che ho fatto quando mi sono approcciato a questo lavoro, era il lontano 2011, ora non sembra, ho 32 anni, quindi faccio anche da un pochettino.
questo era proprio un semplice doppio foglio a 4 in cui uno dei pochi caster allora di CSGO descriveva alcune di queste cose importanti e faceva proprio un esempio attraverso le pause, che era quello della pausa prima di un rigore, no? Sì. Prima del rigore anche i telecronisti stanno zitti, certo. Stanno zitti e guardano la palla e non fanno altro. Le pause sono tanto importanti quanto il parlare, e spesso molti caster che non sono appunto allenati in questo, o che magari ci si sono ritrovati per altre vie, cosa che succede molto spesso recentemente, magari un influencer che trova appunto questo come sfogo, viene utilizzato appunto magari da un'azienda in questo senso, non conosce tutte le nuance di questo lavoro, e allo stesso tempo era già uno delle poche parti note di questo lavoro già 10 anni fa. Quindi assolutamente veritiera come cosa. Simo ti ha lasciato parlare? No, infatti Simo, esatto, ti ha lasciato parlare. No, ma avete detto tutte cose giuste, se no vi avrei sicuramente rotto le scatole come mio solito. No, a parte tutto sono veramente concorde, bravissimo Francesco a descrivere tutto, anche tu Fede. Aggiungo solo una cosa, secondo me un corso di dizione aiuta. Vero. È vero, aiuta. È vero. Volevo tanto, arrivare infatti tantissimo. A questo. Veramente tantissimo, e ci sono persone che nascono con la predisposizione a parlare, a spiegare cosa hanno in testa. Non è veramente una cosa scontata, si può guadagnare veramente con l'esperienza e senza studiarlo, questo lo voglio dire serenamente, ma col corso di dizione fai, come dice, metti il turbo alla benzina, vai proprio veloce e impari molto prima questa cosa, che secondo me è importante. Assolutamente, assolutamente, ed è un qualcosa che secondo me va allenato continuamente poi dopo. E non sono in molti che lo fanno, perché io mi rendo conto in qualsiasi campo, partendo dagli esports e dal comunque tanti caster in generale, ma arrivando poi nel campo che prediligo maggiormente, quello della telecronaca, io sento molti telecronisti nelle maggiori emittenti che comunque il difettuccio di dizione ce l'hanno. E secondo me questo è un limite comunque che va curato, ma perché, tornando a quello che dicevi tu Martina, stranamente hai detto una cosa anche stranamente sensata. Ti trovi d'accordo? Ah, addirittura, no, pensavo che stranamente ti trovassi d'accordo, no, con me. Sì, di conseguenza anche. Oggi è lui che bullizza me, va ma bene. Ma l'altra volta però. No, l'altra volta ero io con te, anche perché ti ricordo la differenza di età e tu sei molto più piccolo di me. Quindi ti sei insultata da sola in quel caso, è vero, lo vogliamo ricordare. Però tornando a quello che stavamo dicendo, l'autocritica in questo secondo me fa la differenza. Non so se siete d'accordo anche voi, Francesco e Simone, l'autocritica è fondamentale. Perché, assolutamente, sarà male dirlo, però non si smette mai di migliorare e di imparare. Se tu parti da questo ragionamento puoi arrivare al top, perché poi è questo, no? Inoltre, infatti io ripeto, ho veramente goduto quando Sarengo diceva io mi riascolto tuttora, perché è una cosa che si vede nel suo lavoro, perché si migliora continuamente. E questa cosa di riascoltarsi, io vi giuro, non la fa nessuno. Ho lanciato il mio flame e voglio aggiungere un ultimo punto. È un po' come la musica, no? È un po' come la musica, devi allenare l'orecchio. Sì. E più ascolti musica, ma di tutti i generi, più risenti anche tu che suoni, più il tuo orecchio riesce ad abituarsi, e non solo, a percepire anche le varie note, le varie gradazioni, o anche come assaggiare il vino, eccetera. Tutte queste cose, più le fai, più riesci a valutare effettivamente quello che è il prodotto e ovviamente tutte le sue variazioni. A questo punto la domanda sorge spontanea. Abbiamo parlato in modo distaccato, no, di esports e di telecronache, comunque di, a me viene da dire, tra virgolette, sport reali, anche se poi insomma alternanza tra reale e virtuale, secondo me più passa il tempo più va anche a scemare, giustamente. Però quello che vi chiedo è, a Simone già l'ho chiesto quando ci siamo conosciuti, ma giustamente off camera, e quindi lo richiedo anche a lui. Entrate a far parte di questo mondo sì per la passione per i videogiochi, ma l'obiettivo, il sogno telecronaca c'è stato da parte vostra? Vi siete o comunque vi vedete ancora in quel campo lì più avanti? Guarda, rispondo velocemente io, fra poi faccio rispondere te. Io personalmente ho sempre solo voluto telecronizzare videogiochi, perché adoro i videogiochi e continuerò ad adorarli per un sacco di tempo.
Quindi c'è il sogno, certo che c'è il sogno. Quando e se i videogiochi arriveranno ad essere uno spettacolo televisivo, spero chiameranno me. Ma di fare uno sport onestamente non ci ho mai pensato, non è una cosa che mi ha solleticato la fantasia. Ok, Francesco? Per quanto riguarda me, io sinceramente non mi aspettavo di fare questo per il tempo appunto in cui l'ho fatto. Io nasco, diciamo, mi piace capire le cose e quando io sono nato fortuitamente come caster, avevo degli amici che erano molto bravi a giocare, sapevano che mi interessavo molto del funzionamento stesso del gioco, era un gioco che cambiava spesso e quindi mi leggevo queste patch notes, ovvero come cambiava il gioco di mese in mese, e loro quando sono nati i primi stream, le prime trasmissioni, mi hanno detto: ma perché non vai tu, visto che conosci così bene il gioco? E così mi sono ritrovato a fare il telecronista. Ho unito il fatto che mi piace appunto davvero capire quello di cui sto parlando con il fatto che sono bravo a quanto pare a raccontarlo, non sapevo di esserlo, e mi sono ritrovato a fare il caster. Il sogno rimane comunque, rimane il piccolo sogno un po' più difficile da acquisire, ancora più difficile del telecronista, che è quello di occuparmi proprio di game design, perché è una cosa che davvero a me piace. Così come il capire un videogioco fa parte del telecronista, ancora di più fa parte proprio dell'ideare videogiochi, che è un piccolo sogno nel cassetto che rimane a fianco appunto quello del telecronista. Beh, però c'è sempre quel discorso, no, di duttilità, che secondo me è fondamentale, no? Quindi, ecco, la tua esperienza lo spiega perfettamente. Cioè, tu nasci con quell'idea lì, con quel sogno lì, l'obiettivo, però poi ti rendi conto che c'è quest'altra possibilità, c'è comunque un talento, evidentemente, ma lo si percepisce, lo diceva prima Simone, io aggiungo che anche ascoltandoti parlare in modo normale, il racconto c'è. E secondo me, tornando al discorso consigli da dare per intraprendere questo mestiere a 360 gradi, che sia virtuale, che sia reale, e in particolar modo questo può accadere nel reale, penso ad una partita in televisione ad esempio, no? Una volta che lo spettatore capita per caso su quel canale, la tua bravura deve stare nel farlo restare lì, cioè riuscire, esatto, a catturarlo. Io sono bravissimo in quello. Voglio fare infatti una domanda riguardo questo che stai dicendo tu, no? Perché sì, parlavamo di voce, di dizione, quindi è anche un po' una dote con la quale si nasce e poi si può comunque studiare e migliorare per poi arrivare ad avere quella caratteristica importante, no? Nel mestiere. Ma effettivamente, per esempio nella radio, no? È fondamentale l'empatia, è proprio una caratteristica della radio, perché sì, la voce è bella, però poi effettivamente c'è questa capacità un po' innata che va al di là del tono, della dizione, che è del quella timbro di anche, no? Del timbro, esatto, che è quella di catturare, che è quindi l'empatia. Ecco, com'è importante in radio? È importante anche nella cronaca, nella telecronaca? Assolutamente sì. Più che empatia, la definirei la capacità di trasmettere emozioni. Quando ho fatto provini appunto a gente che voleva fare il telecronista, spesso e volentieri notavo una facilità, un'estrema facilità, un estremo impatto in persone che magari per esempio avevano fatto teatro, avevano fatto radio, perché facilitava di molto tutto il background, diciamo, della forma, che li aiutava appunto a venire fuori. Ma allo stesso tempo magari o mancava il contenuto o mancava quello che era la capacità proprio di trasformare questo in emozioni, perché nel momento in cui uno spettatore ti ascolta, magari recepisce anche le informazioni, se non riesce a trasmettere quelle che sono le tue emozioni, allora lì stai comunque fallendo. Io sono davvero contento che uno dei miei stream, delle mie trasmissioni più importanti che si ricorda, per cui mi si ricorda, è stato proprio uno in cui ho finito le ore di trasmissione con la voce completamente spenta in una serie pazzesca, e tutti si ricordano quel momento perché eravamo completamente distrutti e siamo riusciti, io e il mio collega, a dare davvero il massimo, a trasmettere quelle che erano le nostre emozioni nella più pura forma al pubblico, e questo è passato attraverso proprio lo schermo, quasi come se fossimo artisti, non so come dirlo. Certo, è così, è così. Guarda che è una, secondo me è un bel paragone, perché quando appunto ho lavorato in SL, ho girato l'Italia per fare un sacco di eventi tutto il tempo, con Sarengo, tutte le persone che ho conosciuto eccetera,
mi sentivo come se stessi lavorando in una compagnia teatrale, cioè l'esempio più vicino che puoi mettere, perché tu comunque metti in piedi uno show e chiaramente con la voce, i protagonisti sono i player, tu però li racconti e la gente viene a vedere quello, no? E deve funzionare tutto. E sicuramente questo discorso dell'empatia mi piace tantissimo, grazie per averlo tirato fuori. Secondo me dalla radio si può imparare ancora tantissimo, molto molto, sullo storytelling internazionale proprio, esatto, ad altissimo livello. La radio è il luogo più importante, secondo me, dove si svolgono gli storytelling più importanti. E detto questo, insomma, è sicuramente un aspetto molto fondamentale nel nostro lavoro. Mi trovi d'accordo? Io ho avuto la fortuna, anche questa persona di fianco a me, di avere esperienza intanto in radio e mi reputo, torno a ripetere, fortunato, proprio perché poi è una grandissima palestra. Quello che però volevo chiedervi sia ad Akira, insomma, a Simone che a Francesco, a Sarengo, si parla di emozioni, si parla di empatia, si parla di catturare giustamente il pubblico, caratteristiche che poi amo e amate anche voi conoscendovi, ma quando è che si rischia di andare troppo oltre e quindi di esagerare nell'empatia e di conseguenza far arrivare qualcosa di troppo, no, a casa o a chi ci ascolta, distorcere tra virgolette? Vedo Simone che apprezza. Beh, bella domanda. Sai perché bella domanda? Perché è l'errore numero uno che vedo fare a chi si approccia a questo lavoro. C'è una continua per provare, perché tu vedi chi lo fa e allora dici lo voglio scimmiottare, quello si esalta nel momento in cui ti devi esaltare e io mi esalto tipo sempre. Adesso i nostri player stanno proprio scendendo in campo, che cioè è la preparazione, ci sono i momenti, T-Max deve ancora arrivare, no? E tu metti gli accenti vocali lì, ti giuro, è l'errore che mi manda in bestia a me personalmente, però ecco, non so Fra se vuoi rispondere in maniera diversa, ma è una roba proprio... Quello è un classico problema di mancanza appunto di ritmo, di comprensione di come va strutturata la trasmissione, e in generale proprio questo credo che sia la natura dell'errore. Nel momento in cui capisci come deve funzionare l'emozione, ma lo capisci in maniera razionale, non solo come dicevamo a talento, che ci può stare, ci sono persone che semplicemente non hanno questo talento, però ci puoi arrivare. Puoi arrivare se sai come distribuire l'energia del pubblico e queste cose qua. A tal proposito, ci sono questi errori comuni, appunto lo scimmiottare altre persone, ma c'è anche altri tipi di errori. Faccio l'esempio: nel momento in cui tu devi comunicare informazioni e allo stesso tempo intrattenere il pubblico, tu devi fare un bilanciamento tra quelle che sono le informazioni che dai e quelle che sono le informazioni di cui ha bisogno il pubblico. Ci deve essere un minimo di suspension of disbelief, per dirla in termine cinematografico. Noi dobbiamo magari far credere che una partita sia intrattenente quando non lo è. Ci sono partite noiose, capitano a tutti quanti. Il riuscire a renderla interessante, accattivante, esatto, a illudere il pubblico che quella partita sia interessante, non dicendo falsità, ma semplicemente con la nostra bravura nel raccontare le cose, quelle sono abilità che si sviluppano con il tempo e che magari all'inizio non hai la più pallida idea che neanche esistano. E quindi andare in quel caso, andare oltre, è proprio questo, andare oltre troppo magari nel realismo, andare troppo invece magari nel mentire addirittura al pubblico. Anche lì io odio quando pur di rendere interessante qualcosa che non lo è, si va a sfociare nella menzogna pura. Spesso e volentieri, ancora una volta, sono contento che mi si ricordi per un paio di clip in cui io ho detto questa cosa fa schifo, non c'è modo di salvarla, e sono stato estremamente sincero, e quella sincerità ha scatenato un'ilarità che ha reso il contenuto comunque divertente rispetto a una falsità che sarebbe stata palese e un po' una pataccata, Beh, viene apprezzata questa cosa dal pubblico. Sì, però ecco, forse come diceva lui prima, se bilanciata è quella dissimulazione che è anche un po' proprio dell'artista, no? Che appunto, come diceva ancora prima, effettivamente poi c'è dell'arte, no? Anche laddove non, a volte sembra che non c'è per definizione, invece c'è, appunto, perché qui c'è proprio una capacità dietro, appunto, di dissimulazione.
secondo me bisogna stare poi soprattutto al passo con i tempi, e i caster, e quindi se si parla soprattutto di esports, sono non facilitati, però sono già tra virgolette istruiti, perché sono in un campo tra virgolette giovanile, di conseguenza questo catturare anche lo spettatore viene un po' da sé. Nel certo. mio di campo, no, che è quello della telecronaca, una delle prime cose che mi hanno detto è mi raccomando, non deve essere il telecronista il protagonista, ma certo. deve essere quello che succede è in campo. È un mediatore. Esatto, bisogna mediare. Io mi trovo non troppo d'accordo con questa cosa, nel senso che è vero, perché poi è una volta. Esatto. Era vero una volta, adesso esatto. non più purtroppo. Esatto, nel senso che poi dipende. Io sono d'accordo che lo spettacolo e di conseguenza il protagonista debba essere il terreno di gioco. Parlo proprio in termini spiccioli di una partita di calcio, no? Che posso commentare tranquillamente ogni weekend. C'è quella che finisce 4-3, c'è quella che finisce 0-0. E quindi bisogna mediare e bisogna intrattenere facendo comunque. No, certo, mettendo luce sull'evento. Esattamente. Claro. Che succede? Che, come dice giustamente Sarengo, si è evoluto in quel campo il modo di commentare una partita. Una volta, e in alcuni paesi lo fanno ancora, veniva evidenziata proprio la differenza tra radio cronaca e telecronaca, perché in radio tu dovevi essere specifico su tutto quello che accadeva e quindi anche il timbro lo dosavi per far arrivare poi a casa. In telecronaca, con l'occhio che ha la sua parte, va direttamente. Il minimo indispensabile, non essere protagonista. Certo. Credo invece che oggi, e lo vado anche a chiedere a voi, al di là poi dell'aspetto lavorativo, ve lo chiedo un po' più da ascoltatori, semplici ascoltatori, quando vi può capitare di guardare qualcosa che sia appunto una gara di MotoGP, una partita di calcio in TV, cosa ne pensate voi di questo aspetto? Perché anche lì, no, non bisogna esagerare, ma bisogna sì intrattenere e un po' migliorarlo lo spettacolo. Perché se lo fai bene lo puoi migliorare, secondo Pensiamo me. Al famoso andiamo tutti a prendere un tè caldo. Vabbè, bene, bene. Bella, pensiamo al famoso. E lì viene fuori, però, se ci pensi, la personalità. Sì, ma è uno dei tantissimi esempi. Vai, assolutamente. Vabbè, partiamo dall'esempio più semplice, che è quello dei personaggi, no? Sì. Quando c'è un telecronista che è anche un personaggio, Ciccio Valenti, per dire, tu hai comunque un'ombra sul contenuto che è data dal personaggio, ma che dovrebbe arricchire. Le ombre certo. servono perché danno risalto alle luci, no? E nel momento in cui l'ombra copre la luce, allora lì Bravo, vai a rovinare quello che metafora è. Metafora perfetta, secondo me, questa. E questo è un problema che in realtà non è un problema per quello che è la produzione stessa del contenuto, ovvero se io sono un appassionato sportivo e io voglio godermi una trasmissione sportiva, bene. Se non ho il personaggio che mi copre il contenuto, mi arrabbio. Certo. Ma nel momento in cui al giorno d'oggi ci sono tantissime figure che valgono quasi di più dello sport a cui sono legate, e ripeto, Ciccio Valenti era un esempio che contava tanto, perché più del poker... Noi guardavamo Italia 1 per lui, guardavamo il un altro esempio che mi viene è Guido Meda con la MotoGP. Anche. Ci sono tante figure di questo tipo al giorno d'oggi. E alla fine al publisher l'importante è fare i numeri. Quello che ancora una volta ci vorrebbe è l'equilibrio. Certo. Per far crescere quella che è la community, non ti serve far crescere solo il volume delle persone, ma serve far crescere in maniera organica quello che è la community di un gioco, anche perché qui stiamo parlando di un gioco, non di uno spettacolo che si guarda dall'esterno. Qui stiamo parlando di giochi che tutti noi possiamo giocare, tutti gli utenti spesso e volentieri giocano. Anzi, uno dei giochi più di successo, League of Legends, al mondo, è diventato di successo proprio perché è partito facendo una cosa, facendo allargare il più possibile la player base e poi costruendoci sopra tutto il resto. Quindi riuscire a far costruire in maniera organica le personalità all'interno dell'ambiente e quello che è l'ambiente stesso, secondo me fa raggiungere la crescita ottimale per quanto riguarda l'intera produzione, l'intero prodotto. Simone? Ma guarda, io sono comunque uno di quelli che pensa che le cose te le devi preparare, quindi se tu sei in grado effettivamente di portare un contenuto mezzo improvvisato, mezzo preparato, comunque sia gradevole, divertente, accompagnando una partita noiosa, certo che lo devi fare. Ma cioè, Fede, io e te ci siamo messi a scherzare quando... Ma proprio
però c'è un grosso rischio che tu quella cosa non la sai fare e diventa no cringe, molto peggio, soprattutto perché ci sono dei momenti in cui cioè sono eventi in cui è veramente importante dare una certa, come si dice, un tono televisivo, deve essere un contenuto fresco, deve essere un contenuto che, come hai detto tu, se io mi metto ad ascoltare a metà voglio rimanere, ok? Quindi se c'è un silenzio imbarazzante, quindi ti ripeto, sì, ma sono partito proprio iniziando sul bisogna prepararsi. Allora, per me, se tu sei uno preparato, c'è il tuo foglietto, le tue battute. Se a un certo punto la partita sta 0-0 dopo 30 minuti, mi sono preparato questa bella battuta e ne faccio altre collegate, cazzo, ma magari fossero così i caster e i telecomunisti in generale. Detto questo, a quel punto, se invece non sei preparato, ma devi mettere su un teatrino che fa ridere te, ma poi non fa ridere nessun altro, in verità, sai che c'è, è meglio che annoi tutti facendo una telecronaca di un game noioso, però non cringi, non mi fai cringiare. No, esatto, su questo sono d'accordo. Infatti, anche qui, no, ma ascoltando le tue parole torno a quello che dicevo prima, per questo non si smette mai di imparare, perché tu devi veramente adattarti ai momenti e ai tempi. Ovvio che 10 anni fa, 20 anni fa si faceva un discorso diverso, nel campo soprattutto della telecronaca calcistica, per esempio, bisognava essere un po' più seri o quantomeno seriosi, essere lì, fare il proprio senza strafare troppo. Ecco, quello che mi arriva... Io stavo leggendo i commenti, scusami, perché mi avete visto, figurati. Stavo con il telefono, stavo leggendo i commenti della nostra live. Fai come se fossi a casa tua. Ah, ok, tranquilla, va bene, allora, tu. Un caffè. Ecco, bene, vallo a fare. No, anche meno. Comunque, tornando a noi, Simo, facciamo finta di essere serie anche noi. Nel calcio c'era questa moda, no, tra virgolette, che poi ovviamente va a trasformarsi. Io faccio fatica ad immaginare un Guido Meda commentare una partita di calcio, ma proprio come stile, no, non lui, perché lui può rendere interessante anche una partita di bocce per quello che... Sai che ha commentato COD? Sì. L'hanno fatto... Cioè, c'eri anche tu? Ero. Esatto. Sì, al PG Nets. Sì. Quindi un campo in cui lo vedo. L'hanno fatto salire e era 2018, vero? Ok. La prima PG Arena. Mi sa 2017, sai? Vabbè. Vado a controllare su Instagram. Comunque, lui è veramente un personaggio. Ecco, potrebbe commentare anche questo puzzle che ho fatto con i bambini qua. Che bello, tra l'altro, ve lo vorrei far vedere, troppo grande. Tra l'altro, no, bellissime le poltrone. Io voglio fare questa piccola digressione. Vedo che ce l'hanno identiche. Forse è proprio un parametro per fare il caster. No, la mia non è bellissima perché è rosso nera, capisci? Certo, se fosse stata giallo rossa sarebbe come stato la mia, meglio. Vedi, lui l'ha fatta apposta. Vi siete messi d'accordo, dite la verità. Vedi, Simone, che è della Roma, non come te. No, io sono imparziale, però comunque sia. Nasco, no? come tifoso della Roma. Infatti volevo arrivare lì perché Simone lo so. Serengo, tu segui il calcio? Zero. Non sei neanche appassionato della nazionale? Ho davvero una grossa difficoltà ad appassionarmi alle squadre in generale, ma anche negli esport. Okay. Non riesco ad appassionarmi alle squadre in generale. Mi appassiono magari a un giocatore, quello okay, sì, okay, okay. Ma a una squadra non ce la faccio. Vabbè, l'Italia sì, assolutamente, quello, no, quello per sempre. Carità. Ma anche in altri sport, per esempio il rugby, mi piace tantissimo l'Italia del rugby, anche se le prende sempre, anzi proprio perché le prende sempre, cioè anche in altri sport c'è molta tenacia nell'Italia del rugby. Esatto, ci crediamo sempre, appena vinciamo una sui telegiornali, divertentissimo. Vabbè, no, però è curioso questo punto di vista, perché effettivamente lo si dice, no, anche nel calcio c'è chi tifa il giocatore e c'è chi tifa la squadra in generale. Io credo, ma questo è un mio punto di vista, vado da Simone in questo perché lui comunque anche è un tifoso, quello che ho sempre pensato io è: ok, voglio fare il telecronista, voglio farlo in modo imparziale naturalmente, e quindi raccontare super partes quello che accade, però credo che ogni telecronista nasca come tifoso. E questa cosa perché è giusta? Perché tu, per trasmettere le emozioni, no, le devi vivere. Tifosi, esatto, a chi ti ascolta, secondo me è importante che le viva tu in prima persona a 360 gradi. Bel concetto, Federico.
Ti sento sarcastico, perché? No, 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 è un bel concetto. Io non sono d'accordo, okay, però è un bel concetto. Ok. Cioè, ci sarebbe tanto da dirne, secondo me. Io provo a darti un'altra lettura. Vai. Della possibilità, cioè lettura, diciamo un'altra chiave per comunque raggiungere lo stesso risultato, perché poi alla fine a noi ci interessa il risultato, essere sì, appassionati. Se tu fossi appassionato del gioco, quindi non anche, della squadra, certo, no, del no, no, giocatore, certo, quello è fondamentale, colore, sfondi una porta aperta. Per l'eSport, per esempio, per me, cioè, anzi ti dirò di più, non per me, più o meno per tutto l'eSport, posso tranquillamente affermare che l'eSport è la celebrazione di una community, e la community sta dietro la bandiera del content creator oggi e dietro la bandiera del team magari 2 anni fa, ma sono 20 anni che sta dietro, dietro al gioco, perché noi abbiamo, sì, la passione, tutti questi che stanno in questo palazzetto connessi su Twitch a vedere quello che abbiamo, la passione per quel gioco, vogliamo vedere come quel gioco viene interpretato. Da questa cosa si trasla anche agli sport, non lo so, però ti rispondo io. Sono assolutamente d'accordo con la tua prima parte. Il tifoso, più che il tifoso, ogni telecronista deve essere appassionato. Che può essere appassionato appunto del gioco, a me piacciono tantissimo le azioni belle, anche nel calcio, anche nel rugby, non solo nei videogiochi. Un qualcosa che ti dia emozioni, il saper riconoscere, le informazioni servono a saper riconoscere qualcosa di bello, e quella cosa che è bella ti trasmette un'emozione positiva. E, però aggiungo che ci sono anche i tifosi, assolutamente ci sono assolutamente anche i tifosi negli sport. Faccio l'esempio ancora una volta nella disciplina che conosco meglio, che è League of Legends. Ci sono alcune squadre che sono rimaste nella storia proprio a causa della tenacia dei loro tifosi. Fnatic, per esempio, sono uno dei nomi che si è impiantato con martello e chiodo all'interno della mente di moltissime persone e non si scolla. Anche dei giocatori stessi, sempre a proposito dei Fnatic, Reckless è stato un giocatore storico per anni dei Fnatic, e ci sono i fan di Reckless che lo seguono tuttora anche se ha cambiato squadra. E quindi ci sono entrambe le cose, ci sono sicuramente gli appassionati al gioco, e ripeto, è un po' più facile, come ha detto Simone, che ci siano queste persone, perché giochi attivamente al gioco, cioè la percentuale di persone che guarda per esempio League of Legends e gioca League of Legends è maggiore del numero di persone che guarda il calcio e gioca attivamente al calcio. È vero, ma sono tutti concetti secondo me che vanno a completare quello precedente, quindi di conseguenza, esatto, no, ognuno di noi pensa una cosa e va ad arricchire il ragionamento. Faccio una precisazione però, perché ha ragione Simone, sono d'accordo quando dice prima di tutto devi essere appassionato al gioco. Io lo dico sempre, prima parlavamo anche del tifo, no? Dell'essere romanisti. Ecco, io prima di essere un tifoso della Roma sono un amante del calcio. Questo per me è fondamentale da distaccare. Poi perché è importante il tifo? Vado a precisare, perché tu riesci a interpretare meglio determinate emozioni. È chiaro che il tifoso poi a volte, se è soltanto tifoso di una squadra più che appassionato del calcio, va anche un po' a distorcere. E infatti secondo me poi si crea, esatto, quello che dicevi prima, cioè il superare il limite. Esatto. Perché se sei tifoso, brava, anzi quasi una controindicazione potrebbe essere, perché ti fa coinvolgere a un punto tale che poi può distorcere, no, l'espressione, sì, no? Sì, il, sì, modo, ma poi di esprimersi. Esatto, al di là del commentare da tifoso, secondo me c'è proprio una visione. Cioè la visione del tifoso a volte è una visione anche un po' ottusa, sì, perché ci sono ovviamente pro e contro. Se posso aggiungere, certo, è meno elastica. Vai, assolutamente, vai. Se posso aggiungere, la cosa bellissima, proprio il top del top, si raggiunge quando il tifoso è consapevole di questo. Nel momento in cui sai che davanti, diciamo, ai tuoi occhi c'è questa patina rosa, tu puoi assolutamente diventare consapevole e utilizzarla a tuo vantaggio per accrescere la qualità del prodotto. Ora, un Crudeli che è tifoso del Milan, ok? Sì. Ci abbiamo riso tutti addosso. Ci sta. Anche se lui sa di essere tifoso del Milan, certo, tutti quanti che lo vedono sanno che è tifoso del Milan, e quindi quando il Milan fa una cavolata e lui si arrabbia, tutti quanti ridono. Nel momento in cui il tifoso sa di essere tifoso, lo chiarisce al pubblico, questa cosa può essere trasformata tranquillamente da un difetto in un'arma, e arricchisce quello che è il contenuto, perché ancora una volta, se per coltivare genuinamente quelli che sono la nostra professione, quelli che sono i creatori del contenuto,
aggiungere nuance a quello che è il prodotto si può fare senza dover alterare il prodotto stesso. No, raga, puoi dire... ha detto nuance, mi sto toccando. Faccio un esempio pratico per capire. Se il mio giocatore preferito fa appunto una cavolata, posso dire: hai fatto una cavolata! Il fatto che mi sono arrabbiato aggiunge al fatto che comunque ho detto che ho fatto una cavolata, ma siccome mi sono arrabbiato anch'io e i miei spettatori lo sanno, diverte il doppio. Certo, quello però è un qualcosa di ancora diverso secondo me. Cioè lì si parla proprio di affrontare il lavoro della telecronaca, per esempio, in modo parziale, quindi da tifoso, ed è un qualcosa che rispetto, che però non condivido nella mia idea del mestiere, nel senso non la farei. Il mio considerare il tifo è un qualcosa che sta alla base, cioè tu cresci avendo vissuto delle emozioni da tifoso e te le porti dentro per poi trasmetterle dopo. Però a quel punto subentra l'altro fattore, che è quello dell'amare il gioco, dell'esaltarsi per le giocate e di conseguenza esaltarle entrambe. Tu prima dicevi c'è l'errore, no, del giocatore preferito, comunque di un grande giocatore, e a quel punto ti dispiace se fa l'errore, ma ti dispiace anche dalla parte opposta. Così hai una credibilità importante perché fai le cose in modo imparziale. Però ovviamente c'è anche il discorso della telecronaca tifosa che è un qualcosa... è una questione di gusto, esatto, sì, nel senso di carattere di chi la segue effettivamente. Anche quella è gustosa, no? Sì, quella parziale, quella faziosa proprio. Bravissima Martina. E ripeto, parte tutto dalla consapevolezza. Nel momento in cui sei consapevole di ciò, sai dire la verità e allo stesso tempo aggiungere carattere, aggiungere sale. Il sale non deve rovinare il piatto, deve esaltarne il sapore. E così le tue emozioni, che sono vere perché sei tifoso appunto, magari di quella determinata cosa, vanno ad accrescere il valore invece che a diminuirlo. Comunque questa chiacchierata... Martina diceva una cosa molto interessante su questo, dei vari tipi di telecronaca, che poi dice vanno a cercare il loro target, ed è super vero. Questa roba qui è molti di quelli che poi sono super tifosi vogliono sentire il super tifoso perché si rispecchiano un po' in quello che dice, esatto. Invece quello più imparziale sportivo va a cercare quello più imparziale sportivo, ed è proprio un differenziare il prodotto e il pubblico, o differenziare il prodotto perché è differente il pubblico, per dare un'idea comunque più completa a 360 gradi della stessa cosa, che è sempre uno show. Esatto, io questo l'ho notato proprio, non so, appunto su Roma. Sì. Insomma, io non sono particolarmente tifosa, però vedendo nel corso degli anni si può chiaramente distinguere il tifoso che vuole Carlo Zampa, vuole sentire go. Perché la definizione di ogni giocatore all'inizio, che lo chiama in un modo, certo, che fa quello, e invece magari un altro tipo di tifoso che vuole appunto la neutralità, diciamo, ecco. Vero, vero. E adesso a questo punto, visto che purtroppo io andrei avanti per ore, sono le 19:27. Volevo dire, infatti, questa chiacchierata ci insegna che la ragione e il giusto è sempre negli equilibri. Ma assolutamente, assolutamente. Cosa importantissima, prima di chiudere e prima di fare una domanda fondamentale a Simone, visto che in questo purtroppo il buon Sarengo, che è stato perfetto, ci ha regalato contenuti, ci ha regalato grandi punti di vista, però non segue il calcio e non è un tifoso, quindi in questo esce un po' dalla questione. Intanto vi ricordo di seguire Atleta News. Sì, in questo Twitch, vorrei dire una cosa: su Twitch seguite Atleta News, ma anche molte domande che ci avete fatto tra i commenti riguardano il torneo, quindi per esempio i premi per ogni gioco. Ecco, i premi per ogni gioco li trovate su tutti i nostri canali social e anche tutte le informazioni. Intanto io vi ricordo le iscrizioni aperte e le date dal 16 maggio, no, non è vero, dal 21 aprile al 16 maggio, con le finali che si disputeranno dal 13 al 16. Esattamente, hai studiato, su che giochi? Su che giochi? Non lo dire, perché adesso mandiamo il trailer. Esatto. E alla fine proprio lui vuole spoilerare. Esattamente. Comunque, guarda, questa è la fretta dei 20 anni. Però prima di chiudere, io vado da Simone. Simo, ora mettiamo da parte. Non me la fa sta domanda. Lui non la vuole sta domanda. Tu gliela vuoi fare? Non me la puoi fare. Ah, Simo, io non gliela farei fare. E allora parto dicendo io una cosa. Per chi non lo sapesse, tipo il buon Francesco, questa sera alle 21 gioca la Roma, ok?
si gioca l'Europa League andata dei quarti di finale. Esatto. C'è Ajax-Roma, una partita importante, Roma che peraltro al momento è l'unica italiana rimasta in Europa. E non solo, visto che Federico ha una conoscenza enciclopedica del calcio, la Roma non arrivava nei quarti di finale di Europa League o Coppa delle Fiere, che dir si voglia, dal... Se non sbaglio dal 91? Ecco, bravo. Quando si chiamava Coppa UEFA e neanche Europa League, quindi non è mai arrivata ai quarti di Europa League, l'avversario è rispettabilissimo. Pensa, non ero neanche ancora nata io nel 91. Ti credo. Vabbè, tu è meno normale, io sono nato ieri, giustamente, ride, contenta. Ma comunque, sì, torniamo al cuore. Dai, torniamo serio. Perché adesso voglio proprio sentire il tifoso, non vai, il caster, il tifoso. Vai. Simo. Non mi chiede il pronostico, non te lo chiede, ti chiedo le sensazioni. Sii empatico, Simone. Ecco. Empatico. Io credo che adesso vomita. Siamo fondamentalmente all'ultima spiaggia. Un po' come squadra, un po' come allenatore, un po' come tutto. Quindi quando la Roma carica questi momenti di cotal pesantezza negli anni, addirittura qui nei trentenni, le cose vanno sempre male. Ecco, bene. Non aspettavo. Quindi le mie da romanista molto caloroso, appassionato, da uno a cui non piace, ripeto, vedere il calcio in televisione, ma piace lo stadio, proprio perché la Roma ci insegna che allo stadio è proprio più bello, siamo una comunità, abbiamo parlato tanto di community e lo ripetiamo con i tifosi della Roma, e tutte le mie, insomma, sortite allo stadio mi fanno pensare che sono volati lì per diabetici. Ecco. Detto questo, è anche vero che uccelli senza zucchero, che dir si voglia. Esatto, sì. È anche vero che cioè, io non voglio dire, non me lo devo fare. Becchiamo un Ajax che non è assolutamente l'Ajax di un sacco di tempo fa. La Roma c'ha comunque gli effettivi che sono molto forti. Il gioco l'ha dimostrato. Cioè, la partita noi la possiamo vincere nei 180 minuti proprio tranquillamente. Olè. Quindi tu hai altre opinioni? Quindi fammi un pronostico. Eccola, l'hai arrivato. No. Questa è una cosa da gufo, attenzione. Vabbè, la domanda te la faccio un po' più. Non ti chiedo il pronostico, ma ti chiedo una cosa importante, poi fondamentale, perché segui il calcio nella doppia sfida, andata e ritorno, se l'andata la gioca in trasferta. La Roma segna ad Amsterdam? La Roma segna. Olè. L'ha detto, vedremo le 21 e con questo ci congediamo anche dalla seconda puntata dell'Atletalk. Sì, intanto qui c'è un commento, Martina sì. Filosofa, e io oserei dire che se io sono filosofa, Simone è poeta per un registro così aulico che ha usato, non mi ricordo, mi sembra abbia detto taluna, complimenti, veramente io amo i registri elevati. Lei ha detto grazie, aulico comunque. Io ho detto anche aulico, non è l'aulin, è aulico. No. Ride da sola, fa le battute. Scherzi, io sono una di quelle che si fa le battute e ride da sola. È meraviglioso. Comunque scherziamo con Federico, quindi ricordiamo... No, intanto prima di tutto le ringraziamo gli ospiti che ci hanno migliorato la puntata. Ma era proprio l'ultima cosa che volevo fare, ma last but not least, ma no, proprio perché per onorarli, proprio, capito? Ma no, in realtà io partirei da Akira, che abbiamo appena ascoltato, e lo vedo anche con le palpitazioni per Ajax e Roma, quindi grazie ad Akira per averci fatto compagnia. Grazie Fede. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a Martina, grazie a Francesco, è stata una bellissima chiacchierata. E infatti grazie anche a Francesco, in arte Sarengo, per i tanti concetti e racconti che ci ha regalato in quest'ora. Sì, veramente molto minuzioso. Grazie mille. Ragazzi, vi salutiamo, alla prossima, e a questo punto ovviamente chiudiamo anche il nostro secondo appuntamento. A proposito, cosa importante, perché tu mi vedi qua, ma per la tua gioia io non ci sarò giovedì prossimo. Ah, pensavo che ti vedevo, tu mi vedi qua, ma io sono anche da un'altra parte. Questo sempre, perché ho il dono dell'ambiguità. la settimana prossima, qui al mio posto, su questa sedia, guarda che se ti metti là mi arrabbio, c'è il buon Akira, che conduce. Eccomi, presente. Bene, quindi ci sarò anch'io con Akira. Così poi mi dici saremo molto più, che saremo molto più seguiti, perché se no, scherzo, dai. Bene, esatto, quindi la prossima settimana senza Federico ma con Simone. Senza Federico ma con tanta fede.
Va bene, bella dopo questa, dopo questa possiamo chiudere. Vi ricordiamo insomma di seguirci, quindi cuoricino qui sotto e poi di seguirci su tutti i canali social, Atleta League, Atleta News, esatto, Facebook, esatto, e iscrivetevi al torneo. E vi lasciamo appunto con il trailer per scoprire quali giochi ci saranno, così vi convinciamo ad iscrivervi perché poi i premi sono importanti. Ciao, grazie ancora a Francesco e Simone, ciao. Ciao, grazie a voi.